Buongiorno a tutti e benvenuti di nuovo sul mio canale. Allora ragazzi, oggi andremo a realizzare un sacchettino bomboniera molto molto facile con una tecnica che già vi ho fatto vedere per la fascia per capelli. E vado ad usare questo cotone di colore bianco che vedete 150 grammi, 315 metri, quindi veramente ne usate un bel po'. Si può lavare a 30 gradi e gli uncinetti consigliati oppure i ferri, ma io lavoro all'uncinetto, sono 2,5-3, ok? Allora io userò questo colore qua bianco e l'uncinetto vado ad usare il 2,5 perché voglio che il lavoro mi venga non proprio largo largo, vedete? Vi faccio vedere. Quindi io farò questo tipo di lavorazione. Ok, è molto molto semplice. Allora iniziamo con il mettere su dei gruppi da 6 per il nostro punto granny. Quindi, come iniziamo? Iniziamo così. Andiamo a legare con un nodino il nostro filato e lavoreremo inizialmente 4 catenelle, quindi 1, 2, 3 e 4. Filo sull'uncinetto ed entreremo, vedete, nella prima catenella che abbiamo realizzato. E lavoriamo una maglia alta. Ed ecco qua. Adesso lavoriamo 1, 2 e 3 catenelle ed entreremo, vedete, nella quarta, in effetti. Vedete 1, 2, 3, io conto la prima dall'uncinetto, la seconda, la terza e qui prendendone due, vedete? E filo sull'uncinetto ovviamente e vado a lavorarmi la mia maglia alta. Io ho realizzato, vedete, due gruppi. Ora di nuovo 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, entro di nuovo qui e lavoro la mia maglia alta. Di nuovo 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto e di nuovo così, fino a realizzare praticamente 6 gruppi. Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto. E sono 2, 4, 6. Ok, quindi voi vi ritrovate in questa maniera qui. Ok, con 6 gruppi da 3 catenelle. Ora come proseguiamo? Allora, proseguiamo in questa. Allora, noi andremo a lavorare in tondo, quindi intorno. Quindi lavoriamo 1, 2 e 3, che sarà la nostra prima maglia alta, ed entriamo all'interno del primo spazio. Quindi 2 maglie alte e 3. E ne lavoriamo 3. Ok, filo sull'uncinetto, niente, ed entriamo nel secondo spazio e di nuovo lavoriamo 3 maglie alte. E di nuovo un'altra maglia alta. Perché devono essere 3. Quindi lavorate in ogni spazio 3 maglie alte fino ad arrivare in questo dove poi proseguiamo insieme. Quindi vedete, una volta che io sono arrivata alla fine mi trovo così. Adesso come continuo? Non faccio altro che girarmi il lavoro così, quindi lavoro in tondo, lavoro una catenella e dentro di nuovo, vedete, questo qua io ho già lavorato un gruppo da 3. Ora ovviamente io ne devo lavorare un altro per girare, quindi rientro nello stesso spazio girandomi, vedete, e lavoro 3, faccio una catenella, vediamo se l'ho fatta, mi sono dimenticata di farvi vedere forse, non mi ricordo, non l'avevo fatta. Allora, solo nei lati qua vado a fare una catenella, ok, filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello spazio e lavoro 3 maglie alte, 2 e 3. E di nuovo, vedete, in ogni spazio vado a lavorarmi le mie 3 maglie alte.
È veramente molto molto semplice realizzare questo sacchetto anche per principianti. Ovviamente potete farlo anche bello grande, più piccolino, perché mettere sui gruppi decidete quanti centimetri volete mettere su e ovviamente il gioco è fatto. Quindi arriviamo di nuovo quasi alla fine del giro. Vedete bene, non saltate ovviamente nessuno spazio, anche se con il cotone si notano bene gli spazi, perché ovviamente il cotone è più sottile. Allora, adesso vedete, siamo arrivate nell'ultimo spazio, quindi entriamo all'interno. 1, 2 e 3. E lavoriamo una catenella come abbiamo fatto nell'altro lato e andiamo a legarci 1, 2, 3 sulla terza catenella e chiudiamo. Ok, abbiamo lavorato, vedete, la nostra base che si alzerà, vedete, subito, ok? Perché non abbiamo creato un fondo. Adesso a questo punto lavoriamo 3 catenelle. Ok, lo vuoi. Io per comodità giro il lavoro, perché girando il lavoro non solo non ci sarà nessun diritto e rovescio, nel senso nessuna parte avanti e interna, ma in più vi troverete subito, vedete, lo spazio alla vostra sinistra. Quindi filo sull'uncinetto, la prima, vedete, già l'ho lavorata, la prima maglia alta di 3 catenelle e vado a lavorare di nuovo. Ecco qua, di nuovo entro, conto nel mio spazio. E lavorerò semplicemente le maglie alte negli spazi senza entrare, senza fare più la catenella, non ci sarà più bisogno, ci serviva solo per il primo giro. Quindi in ogni spazio, vedete anche qua, al centro qua, andate a lavorare ogni 3 maglie alte, si è creato un piccolo spazietto e voi andate a lavorare 3 maglie alte, fino ad incontrarci qui. Quindi io arrivo, vedete, nell'ultimo spazio dove trovo ovviamente il primo gruppo e che cosa faccio? Conto sulla prima delle 3 catenelle ed entro e mi chiudo a maglia bassissima. Ok? E quindi vedete, piano piano stiamo salendo. Adesso ne faremo uguale per tutti i giri, 3 catenelle. Giro sempre il mio lavoro nel mio caso, però non è obbligatorio, però vedete, vi trovate proprio lo spazietto alla sinistra e proseguo praticamente per l'altezza che desidero fare. Allora, io sinceramente ho fatto già una prova come vi ho fatto vedere prima e vi dico che il mio sacchetto sarà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ok? Quindi io proseguo per 12 righe. Quindi proseguite anche voi per 12 righe, poi dopo vi dico anche i centimetri totali con tutto il bordino, così insomma voi poi vi regolate, perché ovviamente potete farlo anche un pochino più piccolino di 5 gruppi, insomma è a piacimento vostro questa cosa qui, ok? Quindi proseguite e poi andiamo a terminare il sacchetto insieme. Allora, una volta che ovviamente io ho completato le mie righe, adesso vado a creare un piccolo bordino con il punto conchiglia. E come faccio? Allora, voi vi trovate così, quindi se vi trovate dall'altro lato, girate ovviamente perché questo deve essere la parte del nostro sacchetto. Allora, noi ci troviamo così, ovviamente. Allora, no, voi vi trovate così perché abbiamo chiuso a maglia bassissima. Ok, vi trovate, vedete, sulla prima delle 3. Entrate qui. E lavorate una maglia bassissima perché praticamente vi dovete trovare sulla maglia alta centrale delle 3. Filo sull'uncinetto e andiamo a realizzare 1, 2, 3
e 4 maglie alte. Ok? Sulla maglia alta centrale delle 3, una maglia bassa. Filo sull'uncinetto, entriamo nel prossimo spazio e lavoriamo di nuovo le nostre 4 maglie alte. 2, 3 e 4. Sulla maglia alta centrale lavoriamo una maglia bassa. Quindi lavoriamo in questa maniera qui in tutti gli spazi fino ad arrivare all'ultimo spazio. Una volta vedete che noi siamo arrivati, vedete, nell'ultimo spazio, non andiamo a lavorare anche questo spazio, semplicemente facciamo una maglia bassa qui e qui dove abbiamo prima lavorato, perché potete anche fare così, guardatemi, 1, 2, 3 e 4. E vi chiudete, vedete, sulla maglia bassa qui. Ed ecco qua. L'unica cosa è che il lavoro viene un pochino più largo. Vedete, se non vi piace così largo, invece di chiudervi così, vi faccio vedere due sistemi. Quindi se vi piace che viene così largo, va bene. Se non vi piace, quindi a me largo così non mi piace, mi piace più stretto, ci chiudiamo a maglia bassa qui sul gruppo da 3 ed entriamo dove abbiamo lavorato proprio all'inizio, chiudiamo maglia bassissima ed ecco qui. Ok, quindi questi sono i due sistemi che potete utilizzare. Allora adesso andiamo a decorare il nostro sacchetto. Allora, una volta che abbiamo chiuso il nostro filo, adesso vi dico quanto sarà alto totalmente il mio sacchetto sarà 12 centimetri per 8, ok? Quindi più o meno vi rendete conto. Adesso, allora, se volete potete anche praticamente prendere del nastrino di raso, che è insomma più semplice ovviamente, lo infilate. Io adesso ho questo per farvi vedere, quindi 1, 2, 3. E 4, quindi 1, 2, 3, 4 dal quarto foro e quindi infilate come poi vi farò vedere. Invece, se avete un filato di contrasto, vi faccio vedere come creare proprio una strisciolina per fare il contrasto, vedete, sempre con lo stesso cotone che poi trovate sulla mia pagina. Allora, misuriamo. Allora, io ho fatto 80 catenelle con l'uncinetto 2,5 sempre e vi dico quanti centimetri è. Tendendo leggermente è 39 centimetri, quindi a prescindere da quale filato state usando farete uguale anche voi. Quindi vedete, io entro nella catenella subito dopo e lavoro una maglia bassissima, entro nella seconda e lavoro una maglia bassissima. Entro quindi in ogni maglia e lavoro semplicemente, vedete, delle maglie bassissime. Ok, guardate, entro e lavoro delle maglie bassissime, così, avendo cura di non saltare nessun punto. Ok, fate anche voi così fino alla fine delle 80 catenelle. Quindi, una volta vedete che siamo arrivati alla fine, tagliamo il nostro filo. E andiamo ovviamente a nasconderlo all'interno del nostro lavoro con un ago. Quindi nascondete i fili e proseguiamo. Allora, una volta che abbiamo completato, noi ci ritroveremo 1, 2, 3, 4 e 5 spazi visibili, diciamo, ok? Quindi questo è il mio centro, quindi lo spazio centrale, da dove inizia lo spazio 1, 2. Io ne lascerò, contate così, vi voglio far capire perché così vedete bene come faccio io. Allora, questo è quello centrale perché 1, 2, 3, 4 e 5, perché sono 6, però ovviamente l'altro non si vede perché va all'interno. Quindi io da qui in poi, quindi il secondo foro partendo così, a fianco vado ed entro. Quindi guardatemi, qui c'è lo smerlino, c'è il punto, c'è il primo spazio, il secondo spazio, a fianco del secondo spazio inizio ad entrare così. In questa maniera qui. Ok,
E infine ovviamente il mio nastrino di cotone. Ok, quindi fino ad arrivare ovviamente dall'altro lato. Arriviamo così, mettiamo più o meno la stessa lunghezza e andiamo, vedete, a tirare ovviamente per stringere e quindi creare il nostro, la nostra attaccatura, va? Diciamo così. Ok? Ecco qua. Ora, arrivati a questo punto, possiamo decidere se decorare. Allora, potete fare il fiocchetto, ovviamente. Io lo faccio così. Potete fare un semplice fiocchetto così. Se vi piace il fiocchino, fate il fiocchino. Quindi ecco, possiamo fare il fiocchettino oppure andare a creare anche un fiorellino che possiamo mettere qua. Adesso vi faccio vedere se volete fare anche un fiorellino per abbellire ancora di più il vostro sacchetto, come fare. Allora, ragazzi, il fiorellino che andremo a fare è di questo tipo qua. Ce ne sono due tipi che si possono fare. Questo qua è molto grande, quindi non va bene per il nostro sacchetto. Questo invece è proprio adatto ed è molto semplice da fare. Allora, io ne ho fatto sia uno fucsia e ne farò un altro bianco e poi vedremo come secondo noi va meglio. Allora, inizieremo con il nostro anello magico oppure 4 catenelle chiuse in cerchio, in questa maniera qui. Lavoro una catenella e entro nel punto subito dopo e lavoro una maglia bassa. Così. 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto, entro all'interno, prendo il mio filo e mi allungo all'altezza, vedete, delle 2 catenelle, filo sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. Allora, qualcuno a questo punto me lo chiama, mi sembra nocciolina, io lo chiamo gettato, gettato alto, quindi entrate nel prossimo e lavoriamo una maglia bassa. Di nuovo 1 e 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo all'interno, prendiamo il filo e ci solleviamo, vedete, e poi filo sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme. Entriamo all'interno e lavoriamo la nostra maglia bassa. Ancora 1 e 2, filo sull'uncinetto, entriamo all'interno, prendiamo il filo e ci solleviamo, filo sull'uncinetto. Chiudiamo tutto insieme. Ok, di nuovo 1 e 2. 1, 2, 3. Dobbiamo realizzare praticamente 5 gruppi o 6 come preferite. Filo sull'uncinetto, entro all'interno, prendo il mio filo e chiudo tutto insieme. Chiudo a maglia bassa il prossimo. Di nuovo 1 e 2. Filo sull'uncinetto, entro all'interno, mi sollevo e chiudo tutto insieme. 1, 2, 3, 4. Entro, chiudo a maglia bassa. Tiro un po' di filo che sta finendo. Di nuovo 2 catenelle. Filo sull'uncinetto, entro all'interno, mi sollevo e chiudo tutto insieme. E lavoro la mia maglia bassa. Ora 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi andiamo a chiudere il nostro fiorellino in questa maniera qui.
Vedete? Molto molto semplice. E mi vado a chiudere ovviamente sulla catenella che ho realizzato all'inizio e chiudo il mio punto. Taglio il mio filo, che ovviamente vado a nascondere all'interno. Ecco qua, quindi chiudiamo bene. Ed ecco qui, vedete il nostro. Ok, guardate, potete metterli che scendono così, che è molto carino. Ovviamente è più bello se lo mettiamo fucsia, anche se forse bianco. Non è malvagio, calcolando che starà sopra. Non lo so, vedete voi, ve l'ho fatto in due colori per farvi vedere. Penso che lo metterò fucsia, secondo me è più carino. Qui al centro vado a mettere un piccolo brillantino per rendere un po', per dare un po' di colore al sacchetto. Niente ragazzi, io spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Scusate, ma mi è saltata un'unghia, a volte sono pietosa, vi chiedo scusa. E niente, mettete un bel like e al prossimo tutorial.